Senti, io volevo tornare proprio ai tuoi film, no? Anche al film che avete visto questa mattina, così come due delle ossessioni di cui parlavamo prima, no? La fine e il potere. Molto spesso nei tuoi film, e in alcuni, per esempio quello che abbiamo visto questa mattina, ma ripenso anche proprio al tuo esordio, c'è il tema della scrittura, no? Scrittura come costruzione di storie, scrittura come qualcosa che può passare da una mano all'altra, no? Vuoi soffermarti su questa cosa? Le radici sono nella letteratura, sì, oggettivamente. Le radici sono nella letteratura. Evidentemente questo tema si è imposto all'inizio perché nel mio primo film volevo raccontare Palermo e volevo raccontare soprattutto un aspetto di quella città che è appunto il suo più grande rappresentante intellettuale, Giuseppe Tomasi Lampedusa, un uomo che ha avuto il destino di essere postumo perché è stato riconosciuto dopo morto. E quindi la scrittura è anche quasi un modo per nascondersi o per rivelarsi. Nel secondo film, che sotto suo falso nome, quello con Daniele Othel, era una storia un po' derivata dalla biografia di Romain Guéret, cioè questo grandissimo scrittore che ha avuto la vertigine degli pseudonimi e quindi è arrivato al punto che a un certo punto, avendone usati tanti, ha tirato fuori un suo parente e lo ha istruito a essere l'ultimo di questi pseudonimi, che era Émile Ajar. Solo che questo qui a un certo punto si è ribellato, quindi un giorno gli ha fatto lo scherzo di andare a una conferenza stampa e dire cose che lui non aveva concordato. E questa cosa, ecco, mi piace sempre l'idea che la scrittura sia occasione di nascondimento e di rivelazione, così come in generale mi piacciono i personaggi che non sono quello che appaiono. Cioè io penso che veramente, forse perché la mia cultura è una cultura legata al non detto, e mi sembra più interessante la letteratura che non spiffera tutto quello subito, ma che ti insinui e ti dia anche la possibilità di lavorare tu per capire che cosa c'è dietro le parole. E in quest'ultimo film la scrittura è addirittura la protagonista, in realtà, perché è proprio a partire dalla scrittura. Cioè, questo è un film sul cinema. C'è tutta questa storia del Caravaggio, ma in realtà mi piaceva fare, in un momento in cui il cinema è marginale, divenuto una roba completamente marginale, mi piaceva che fosse al centro della scena, e fosse al centro della scena nel momento in cui diventa appunto cinema. Quindi dalla fase della scrittura alle riprese, attraverso quella pattuglia di persone eroiche, sublimi, cialtroni che stanno dentro i film. Quindi il personaggio di Gassman è un personaggio ovviamente di invenzione, ma nel cinema c'è sempre stato la figura del negro. Gli sceneggiatori, soprattutto i vecchi sceneggiatori, lavoravano su più tavoli e quindi c'erano dei giovani che i primi tempi non firmavano e che rimanevano, diciamo, oscuri, anche se magari facevano 30-40 pagine della sceneggiatura, e ovviamente guidati. In questo caso qui è sempre un gioco di identità. Questo Gassman è un uomo alla deriva e quindi in realtà affidato al talento di questa donna che nessuno sa che fa la scena.